Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Questo numero si apre con il sogno di un visionario che i migliori ingegneri dei nostri tempi hanno trasformato in realtà. Con queste parole Arnold Schwarzenegger, governatore della California, ha commentato la presentazione di Spaceship 2, la navetta della Virgin Galactic che segna la nuova era del turismo spaziale. Un suo prototipo, la famosa Spaceship One, aveva vinto nel 2004 il concorso XPRIZE, nato per promuovere la realizzazione di una navetta privata capace di andare in alta quota. Da allora sono stati apportati notevoli miglioramenti e le dimensioni sono aumentate. Le navette di questa seconda serie potranno ospitare 6 passeggeri più 2 piloti. Si raggiungeranno quote suborbitali attorno ai 100 km di altezza e per 5 minuti sarà possibile galleggiare all'interno dell'abitacolo, tempo nel quale la navetta curverà la traiettoria per creare l'effetto di bassa gravità. Il costo di un biglietto per ora è fissato sui $200,000 e oltre 300 persone hanno già prenotato un posto. Per i primi voli con turisti a bordo sarà però necessario attendere il 2011, dopo che le navette avranno superato una lunga serie di test e collaudi. Una volta dimostrato che non ci sono rischi, le prenotazioni dovrebbero aumentare a dismisura e a quel punto, è l'augurio di chi non ha $200,000 in tasca, si potrebbe anche sperare in una sensibile diminuzione del prezzo. Dalla Norvegia sono arrivate immagini, testimonianze e video di un fenomeno tanto strano da sembrare falso. In effetti, le foto che circolano in rete fanno pensare a una bufala, ma lo scorso mercoledì una grande spirale luminosa è davvero apparsa nel cielo mattutino sopra la cittadina di Tromsø. Capire cosa fosse quella sfera lucente che si è trasformata in una spirale rotante e che poi è scomparsa lasciando un alone scuro, all'inizio non è stato facile. Le ipotesi che si trattasse di un'aurora o di un meteorite sono state scartate, poi è arrivata la conferma. Il responsabile del bizzarro fenomeno non viene dal cielo, ma da terra, anzi, dal mare. È stato un missile russo, lanciato da un sommergibile che si trova nel Mar Bianco per effettuare un test. Qualcosa è andato storto quando il terzo stadio aveva già raggiunto un'altezza ragguardevole. È probabile che quello che per intenderci possiamo chiamare il tubo di scappamento si sia danneggiato. La spinta propulsiva non andava più nella direzione giusta, ma di lato, facendo ruotare il missile. A questo punto, al posto della scia, il razzo si è lasciato dietro una spirale. Il test è miseramente fallito, la Russia è molto imbarazzata, il fenomeno in compenso è stato un vero spettacolo. Anche sul Sole si verifica un fenomeno simile a quello delle grandi onde marine che chiamiamo tsunami. Anni fa, quando i fisici solari osservarono per la prima volta questo evento, semplicemente non credettero ai propri occhi. Le dimensioni in gioco erano troppo grandi. Poteva trattarsi di un gioco di luce di qualche tipo o di un effetto ottico, ma non di una vera onda. E invece la vista non li aveva ingannati. La conferma arriva dal satellite stereo della NASA, che ha osservato l'incredibile fenomeno lo scorso febbraio, quando una macchia solare ha fatto registrare una improvvisa eruzione. Questa ha provocato intorno a sé un'onda circolare di 100.000 km di altezza, che si allargava alla velocità di 250 km al secondo. Uno tsunami enorme, fatto di plasma caldo anziché di acqua marina. Lo studio di questi fenomeni ci fornirà informazioni sugli strati del Sole immediatamente sottostanti a quelli che riusciamo a vedere. E con questo è tutto. Dalla redazione di Urania, una buona continuazione. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.